Terra amara, trame a luna Yaman picchia Gafur. Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra amara, che racconta il triangolo amoroso fra Zuleyha, Demir e Yilmaz. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 26 marzo all'1 aprile. Tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle bugie di Unkar, sull'attentato ideato da Atip, sull'aggressione di Demir ai danni di Gafur, sulla decisione di Muigan di abortire, sul nuovo posto di lavoro di Sani e sulla decisione di Demir di sparare a Yilmaz. Le anticipazioni di Terra Amara segnalano che Ali Rahmet verrà a sapere che Demir è stato scagionato e chiederà ad Unkar di parlare delle terre che ha acquistato da lei in modo da restituirgliele. Quest'ultima però gli confesserà di non avere i soldi necessari per riacquistarle, chiedendogli tempo. L'iniziativa dell'uomo però non servirà a nulla perché Atip rivelerà a Demir delle vendite. Nel frattempo, Saniye si recherà alle baracche a portare gli abiti per la cerimonia della circoncisione. Giunta lì, la donna incontrerà una bambina che ha la madre malata. A quel punto, Saniye deciderà di portare la bimba, Unzum, alla tenuta fino al giorno seguente. Arriverà il giorno della cerimonia di circoncisione a cui parteciperanno tutte le persone più importanti di Kukurova. Nel corso del banchetto verrà servito ai braccianti del pollo che Gafur ha comprato da Atip. In poco tempo, tutti quelli che l'hanno mangiato si sentiranno male, rovinando la reputazione della famiglia Yaman. Demir si scaglierà contro Gafur, picchiandolo brutalmente. La sua furia si placherà quando quest'ultimo lo porterà da Atip, che ammetterà di avere organizzato il piano anche se a portare la carne avariata è stato uno dei suoi uomini. Yilmaz racconterà a Muigan la vera storia di Zuleyha, facendole leggere la sua lettera. La donna rimarrà sconvolta e deciderà di andarsene dopo aver capito che il marito ama ancora la sua ex. Dopo aver meditato di abortire, Muigan cambierà idea, decidendo di partire per l'America. Cetin andrà in ospedale a trovare Gulten per dichiararle il suo amore. La ragazza però sarà restia ad accettare. Demir si convincerà che il cambio di atteggiamento di Zuleyha nei suoi confronti sia dovuto al fatto che la donna si sia rassegnata a non avere Yilmaz. Più tardi, l'uomo declasserà Gafur e nominerà come capo dei braccianti Saine. Quest'ultima gestirà molto bene il suo nuovo posto di lavoro. Demir e Zuleyha escogiteranno un piano per rivalutare l'immagine della famiglia Yaman, utilizzando le dichiarazioni che Sermin ha rilasciato contro di loro ad un giornale locale. Dopo essere tornato da Istanbul con Muigan, Yilmaz riuscirà a restituire con l'aiuto di Cetin e Gulten il ciondolo a Zuleyha. Quest'ultima e Demir presenzieranno all'inaugurazione di un nuovo reparto pediatrico aperto in ospedale con il nome di Zuleyha. Fekel e Unkar organizzeranno una cena per fare riappacificare le proprie famiglie. Nel corso del pasto, Demir e Yilmaz discuteranno e Yaman estrarrà la pistola e sparerà al rivale. Asnu, da mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie vând niciun curcubeu. Dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.